Siamo con Francesco Auricchiella di Bistrò 24 qui a Roseto degli Abruzzi, che ci delizierà durante Roseto Opera Prima con dei panini particolari, li possiamo chiamare così, Francesco? Sì, li possiamo chiamare assolutamente così. Abbiamo pensato e studiato tre tipologie di panino della stuzzicheria per questo evento, perché ci sembrava la cosa più giusta. Naturalmente è una portata anche comoda, no? Perché sì, assolutamente. Si può girare in villa col panino in mano, gustare e godere. Diciamo soprattutto. Andiamo a fare chiamiamolo uno street food un po' più curato, cioè un bel prodotto utilizzando dei bei prodotti. Senza entrare nei particolari e soprattutto per mantenere la curiosità certo. Dei tanti avventori, ci puoi però dire cosa ci sarà dentro questi panini? Naturalmente senza svelare la ricetta magica che è tua. Uno sarà assolutamente tipico, però con una nota, diciamo così, orientale. Ci saranno, ad esempio, le mazzarelle alla teramana, che però verranno servite con un qualcosa che ridà un po' all'Oriente. Ma è una cosa estremamente semplice, la ricetta non è stata assolutamente modificata, è nella tradizione perfetto. Pura. Poi ci sarà un hamburger con carne utilizzata che utilizzeremo è di un produttore locale, siamo verso l'interno montano, che abbiamo accompagnato con sempre prodotti locali, quindi abbiamo incentrato tutto sull'Abruzzo. Bene, questo ci fa piacere. E poi giustamente ho pensato di dedicare anche qualcosa alle persone non amanti della carne, quindi ai vegetariani, e quindi sarà anche una proposta vegetariana e una piccola proposta per i più piccoli. Bene, quindi diciamo accontenterai tutti i gusti e tutte le esigenze. Di coprire un po' tutti. Perfetto. Abbiamo anche l'opzione per le persone celiache. Utilizziamo benissimo, anche dei panini. Insomma, Bistrò 24 ha pensato davvero a tutti. Nel frattempo sì. Passano le immagini mentre tu stai parlando dell'allestimento della certo. Villa comunale, rimessa a nuovo in tutto e sì. Per tutto, e soprattutto con l'allestimento gestito dall'organizzazione per garantire la massima disponibilità. Allora Francesco, grazie per questa piccola grande intervista. Io direi di brindare certo, non solo per Roseto Opera Prima, ma anche per Bistrò 24. Grazie seguiteci mille. E noi ovviamente saremo lì per assaggiare i tuoi meravigliosi panini. Grazie mille. A te.